superficie normale, parliamo di 1000 anni, 2 metri, 2000 anni, anche a Sorrento più o meno abbiamo queste cose, intorno ai 2 metri appaiono le tracce della Sorrento romana antica, 2 metri e mezzo, 3 metri appaiono delle tracce greche. Qua è la stessa cosa, solo che c'è questa variante costituita dall'essere dislivellata e quindi dilavata continuamente e costantemente. Molto probabilmente quella città di Equa, sì, di cui mi trovate, la città dei morti, la città dei vivi, siete sotto a qua. E questo incrocio è il decumano massimo sia di epoca romana e sia il tracciato medievale, in cui la città era chiusa e conclusa su se stessa. Si proteggeva dal lato mare e bastava guardarsi le spalle circondando con delle mura dall'altro lato. Andiamo a vedere la chiesa che è su quel bel dolore. Ho capito, però è sempre giusto la chiesa. Ho detto che quello del bar come sito archeologico è il primo esperimento in Campania. In Campania, ma in Italia già era stato adottato quando le tracciate le autostrade nello scavare i vari minuti erano venute altre cose. Ci stanno alcune aree di servizi, se ci fate caso, ne sta una particolare poco prima di arrivare a Roma, qualche un'altra dopo Roma, che al lato conservano i ritrovamenti che hanno fatto lungo il tracciato autostradale. È una fruizione immediata sul territorio che va bene per il tempo.